Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova lezione. Moltissimi di voi mi hanno chiesto come cominciare ad organizzare ed ordinare lo studio degli incastri, cioè dei linear, in ordine progressivo. Perciò questa lezione ho voluto dedicarla un po' a tutti, sia chi comincia e chi invece è già un po' più avanzato. Ovviamente li studierà in maniera diversa, chi comincia a fare un esercizio alla volta e via dicendo. La cosa importante però, mi raccomando, perché la tecnica dell'incastro principalmente si basa sulla tecnica meccanica, la coordinazione e il controllo degli arti e curate molto bene il suono, la precisione e le dinamiche ed infine la velocità. Perciò va bene per tutto. Perciò io ho preparato per voi una scheda di partenza numero 1, la prima, con 24 linear drum rudiment, tratti dal mio metodo incastri. Bene ragazzi, vi ricordo sempre che comunque prima di iniziare mi raccomando, come sempre, di iscrivervi al canale. A voi non costa nulla. È il tempo di cliccare il tasto iscriviti. Per noi è molto importante, ciò ci permette di poter continuare ad offrire le mie lezioni. Ecco, adesso partiamo dal primo esercizio che è fatto su una riga di 1, 2, 3, 4, sarebbero 4 esercizi, perciò ogni studio per chi comincia può farne una alla volta, è un consiglio per tutti, lo studio lo porta su di velocità, di dinamiche, di suono e via quello che dicevo prima, anticipatamente. Io invece ve li eseguirò proprio, ovviamente come è scritto, col segno di ripetizione, diciamo in fila, uno alla volta, per tutta la riga. Perciò l'esercizio 1 sarà l'1, il 2, il 3, il 4. Tanto per cominciare, la cosa importante negli incastri è proprio cominciare a dividere l'articolazione. Perciò nel caso 1 noi abbiamo la K, che vuol dire cassa, ovviamente, per chi non lo sa. Okay. Rullante, cassa, con la mano destra. Poi sarà rullante, cassa con la mano sinistra. Poi rullante, cassa alternando la mano sinistra con la mano destra. E così via, la quarta con la mano destra, cassa, mano sinistra, cassa. In questo modo. Ok, questa è l'esecuzione della prima riga nei 4 esercizi e via via farò in questo modo tutti quanti gli esercizi. Passiamo al secondo, che sarebbe l'esercizio 5, 6, 7 e 8. In questo caso partiamo con la cassa davanti. Bene, ora facciamo la terza riga. In questa riga vedremo due esercizi, il 9 e il 10. Il 9 mixerà i due lavori che abbiamo fatto precedentemente. C'è rullante, cassa, poi cassa, rullante insieme ed è ottimo. La 10 sarà esattamente diciamo, la stessa cosa cambiando gli sticking. Cominciamo esercizio 9. Esercizio 10. Ora facciamo l'esercizio 11 che è esattamente il contrario, la partenza è di cassa. Ora facciamo l'esercizio 12 e mani alternate. Bene ragazzi, ok, dopo aver visto questi primi esercizi molto lenti e diciamo organizzati, semplici, non facili. Effettivamente per chi comincia non è facile per nulla e per chi sa suonare tira le velocità con i suoni giusti, le dinamiche corrette e le velocità altrettanto è veramente difficile. Però sono esercizi fondamentali
Non si può parlare di incastri senza prescindere questa tipologia di studio di base, proprio perché è meccanico e di coordinazione. Esercizio numero 13, come vedete, destra-sinistra, ok? Destra-sinistra K, destra-sinistra K, ecco che facciamo la terzina. Esercizio che conoscono tutti. Ora adesso io li misso 13 e 14 ed eseguiamo la quartina in contemporanea, perciò ok, li abbiamo mischiati insieme perché per chi è un po' diciamo sgamato nel suonare, è bene che cominci a mischiarle queste terzine e queste quartine. Mentre perché all'inizio fatele separate, ok? La terzina classica, la quartina e via dicendo. Ok, adesso andiamo a vedere una cosa molto interessante, la 15-16, come trasportare questi diciamo esercizi fatti sui tamburi adesso che possono essere sviluppati nei soli, nei fill e via dicendo, come groove. Ripartiamo adesso, io vi faccio l'esercizio 15 e 16 sempre insieme sullo stesso beat. Bene, avete visto come cominciano a uscire delle cose veramente interessanti muovendo questo tipo di groove che non è più solo legato da due movimenti cassa e rullante, ma comincia a essere due, quattro note, così cogliamo anche diciamo l'occasione per sviluppare anche il doppio colpo del piede. A proposito di quello, se volete andare in velocità è molto importante usare ok, però comunque vabbè, questa è una chicca in più e il discorso di groove uguale. Ora adesso nel 17 e 18 invertiamo diciamo le mani, come abbiamo detto prima, no? Perciò stesso lavoro 17 e 18 Bene, ora li vediamo come groove 19-20. Bene, comincia a diventare interessanti. Voi immaginate poi tirati su in velocità, ma adesso io sto tranquillo perché voglio fare proprio questa lezione un po' dedicata veramente a quelli che cominciano e quelli che amano veramente gli incastri. E questa è una buona occasione in questi, diciamo, 24 lavori che vi ho fatto fare di questi 24 diciamo studi, esercizi. Ovviamente lascio pensare a voi a come poterli sviluppare poi sui tom, sui groove, cambiando gli accenti, però questa lezione volevo proprio dedicarla proprio come scheda numero 1, il primo lavoro serio fatto bene per chi non l'ha mai fatto e per chi l'ha fatto lo faccia a livelli importanti. Bene, con l'esercizio 21 e 22 succede una cosa molto interessante. Cominciamo a mischiare i tre colpi e i quattro colpi. Possiamo anche farlo terzine e quartine, no? Che è altrettanto interessante. In questo caso siamo nel quattro quarti, che quasi tutti si suona sempre là, no? E creiamo proprio un gruppo di tre note e quattro note relative agli studi che abbiamo fatto prima. Perciò tre colpi, perciò due di mano e uno di cassa, poi due di mano e due di cassa, e fanno esattamente sette note. Sette note, ripeto la stessa cosa, altre sette note, comunque troverete tutto scritto sul PDF ovviamente o comunque sullo schermo. Queste sette note, più due note, 7, 7, 14, 2, 16, la matematica non si scappa. Perciò è così uguale il 22, diciamo, sui tom. Ovviamente vi invito poi dopo a orchestrare tutto o magari prima o poi troverò l'occasione di fare una lezione dove vi faccio vedere come io interpreto questo e come posso suonarli. Ok, cominciamo con la 21.
22. Benissimo, quest'ultimo esercizio avete visto che è identico a quello su groove. La cosa molto bella, come dicevo prima, è che in linea gli incastri li adopriamo lo stesso seme sia per il groove e sia per i fill e i soli. Questo è molto importante, no? Allora, come avete visto, io adesso potrei la stessa cosa utilizzarlo come fill, questo, no? Cambiando i tom, adesso vado così casualmente, no? Bene, come avete visto diventa comunque un interessante groove, no? Non le solite cose, cominciamo a costruire un po' di cose interessanti. Bene, adesso facciamo gli ultimi due, l'ultima riga, il 23 e il 24, no? È lo stesso lavoro del 21 e 22 di quello che abbiamo fatto precedentemente, cambia lo sticking, è uno sticking alternato, perciò cambierà le posizioni ovviamente del rullante, no? Ma il meccanismo è sempre 7, 7, e due che chiudono l'operazione, perciò tre note, quattro note, tre note, quattro note e due note. Ora l'esercizio 24 è lo stesso identico sticking del 23, ma sui tamburi, sui tom, ok? Bene, come abbiamo fatto prima, li spostiamo sul drum set come fill. Bene, come avete visto, ho fatto tutto molto lento e organizzato per chi comincia ed è fondamentale per chi è a un livello intermedio. Ovviamente per quelli più avanti si possono fare miriade di cose, no? Io posso adesso accennarne una per dare un'idea, no? Adopriamo la velocità e un po' di accenti, perciò in questo modo faremo, diciamo, un sapore gospeliano, no? Gospel chops, per modo di dire, con la stessa figura, ok? Bene ragazzi, la lezione è terminata. Come sempre vi ricordo che potete scaricare il PDF della lezione. Ciao e alla prossima!